No? È quello di pensare che bisogna essere belle. Diciamo, scusate che devo mettere la cosa dei troll, metto subito la cosa anti-troll, perché mi sono dimenticato di metterlo e quindi devo metto la cosa anti-troll, tanto adesso ho il computer. E bisogna invece imparare a farlo, bisogna invece imparare a farlo. E io ti darò le chance, ti darò le possibilità di farlo. Questa è una caratteristica che tu hai e quindi ci sono tutte veramente tutte le possibilità di ottenere tantissimi risultati che sono veramente importanti. Aspettate che lo metto un attimino, lo metto un po', lo metto per almeno, vediamo un po', lo metto per almeno 5 giorni. Faccio una cosa lunga 5 giorni, ecco, l'ho messo per 5 giorni. Quindi, adesso non ci dovrebbero essere più i soliti troll rompicoglioni. Allora, ecco, cosa fare? Quindi, quali sono le cose che devi imparare a fare? Adesso te lo dico io. Allora, la prima cosa che una donna, diciamo, deve fare per ottenere dei risultati è conoscere il proprio corpo. Devi conoscere il tuo corpo. Molte donne hanno ancora oggi una mancanza di conoscenza del proprio corpo e questo, ad esempio, influenza anche negativamente l'esperienza di seduzione, ma influenza anche negativamente l'esperienza sessuale, cioè non riescono a coinvolgere più di tanto anche sessualmente un uomo. Ripeto, gli uomini non si innamorano attraverso il sesso, però il sesso è comunque un legame molto forte. Ci sono molte donne che, salutiamo anche Pink, che non conoscono, salutiamo anche la Mela, che non conoscono il proprio corpo. Conoscere il proprio corpo è il primo passo, ad esempio, per coinvolgere attraverso il sesso, anche attraverso il sesso, un uomo. Quindi, esplora, cerca di capire quello che ti piace, cerca di far venire fuori la tua femminilità, cerca di far venire fuori la tua sensualità. L'autostima è comunque anche legata intrinsecamente alla tua sessualità, ma non la sessualità nel senso di orgasmi, cose di questo genere, no, ma proprio la capacità di manifestare femminilità. Ci sono alcune donne che sono rigide da questo punto di vista. Forse è per l'educazione, diciamo, forse è per mille altri motivi. Hanno una rigidità, sono modello bambole gonfiabili. Certo che se tu sei modello bambola gonfiabile, non sai manifestare una sessualità, una femminilità che possa essere, diciamo, prorompente fondamentalmente. Non riesci a manifestare una femminilità prorompente. Ovviamente, questo fa parte, diciamo, un po' della situazione fondamentale. Ci sono diverse pratiche che puoi adottare per migliorare la tua autostima. La meditazione, ad esempio, è un'altra cosa che dovresti, secondo me, imparare a fare per sviluppare anche quell'altra parte. Perché, come dire, nelle carte dei tarocchi abbiamo due carte che secondo me sono fondamentali, che sono il diavolo e il papa. Il diavolo e il papa, proprio a livello simbolico, rappresentano, qua abbiamo il diavolo e poi, adesso lo tiro fuori, un attimino che lo tiro fuori, ecco, abbiamo il papa e abbiamo anche il papa. Il diavolo e il papa rappresentano due carte importanti perché l'ascesa mistica, spirituale è fondamentale, come anche importante la carta l'innamorato non c'entra, come anche importante la carta del diavolo, la carta del diavolo che rappresenta la trasgressione, la sessualità, l'energia. Quindi tu donna devi avere queste due cose, devi da un lato sviluppare al massimo potenziale la tua femminità, adesso poi vedremo come fare, dall'altro sviluppare anche, diciamo, un'ascesi, direi quasi un'ascesi mistica fondamentalmente. Ovviamente, tra l'altro, la prima parte è la sessualità. Ecco, no, le donne, ecco quello che dicono, ecco, quando una dice le donne sanno fare se gli uomini partecipano, è già un coso errato.
Perché quello è dare la colpa all'altra persona. Quando se uno dice io ci so fare se l'altro partecipa, no, tu non